Teatro Stabile della Galleria Toledo è stato presentato lo spettacolo La Tanita in Tango, un viaggio alla riscoperta delle origini del tango riproposto in chiave moderna. Parliamo di Tanita, ovvero il vocabolo dietro il quale si cela il rapporto fra Napoli e l'Argentina. Allora, Tanita significa per noi di Buenos Aires italiano, vuol dire Tano italiano. Tanita sarebbe il diminutivo femminile di italiana, e da qui è nato questo nome nel 2002, dove diciamo così abbiamo incominciato a creare questa cultura a Napoli, trasportata dai napoletani prima in Argentina, inventata dai napoletani in Argentina, e noi stiamo cercando dopo più di un secolo di riportarla di nuovo a Napoli. Ecco. Stasera che cosa ci proponete? Stasera proponiamo il tango, stasera proponiamo le varie fasi del tango in un secolo, in cui ci sono tante danze improvvisate, cioè in pratica noi sul palcoscenico, oltre ad avere qualche cosa già preparato, improvvisiamo tanto con la musica. Avremo i musicisti dal vivo che improvviseranno insieme a noi, quindi si crea tutto un ambiente, un'atmosfera di tango con dei paesaggi, dei colori diversi da inizio secolo, del secolo scorso fino a questo decennio qua del 2000. C'è uno scambio anche di musicisti all'interno della vostra formazione tra italiani e argentini? Sì, c'è uno scambio non solo tra italiani, soprattutto napoletani, ma anche colombiani, dove c'è anche grossa cultura del tango, e argentini, che siamo forse un po' di più. Cerchiamo questa pazzia, miscela, gioco, scherzo, allegria, tristezza, dolore, tutti i sentimenti che portano dentro, che ci sono dentro il tango. Il tuo punto di vista sulle musiche del sud del mondo? Oddio, credo che siano le più belle, partendo da quelle napoletane, sud del sud Italia, arrivando al sud sud dell'Argentina, quindi fino a giù giù, fino al polo. Infatti in questo stesso spettacolo ci sarà un piccolo intervento del folklore argentino e quindi anche di questa cultura del più sud non si può. Ecco. Mayday, mayday, I've been shot, mayday.